Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutorials DIY ispirazione. Oggi sono qui con voi con un fai da te bellissimo e vi farò vedere come realizzare questa bellissima fodera per libro o quaderno completamente in sughero con tanto di segnalibro, quindi fantastica. Io sono contentissima perché adoro le cose di scuola, adoro le cose back to school e quindi è proprio per questo che vi voglio far vedere come realizzare questa fodera qui, molto molto bella e anche molto molto facile. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata reperire il foglio di sughero che deve avere le misure adatte al vostro libro, al vostro quaderno. Io ho utilizzato le misure del mio quaderno, ho praticamente passato il metro sul quaderno, avanti e indietro, quindi davvero potete farlo tranquillamente con qualsiasi altro quaderno, basta che prendete benissimo le misure di altezza e lunghezza. Per quanto riguarda invece la parte di fodera della parte dietro, l'ho lasciata un pelettino più lunga perché è comodo quando ci sono tante pagine, quando si mette in mezzo il segnalibro per non avere insomma problemi di misure, magari si perde, magari si muove, quello lo volevo evitare. Ecco, davanti a me c'è il mio foglio di sughero, il quadernino che voglio andare a rivestire e poi c'è anche la striscia di sughero che mi sono tenuta per fare il segnalibro. Qui davanti a me, vedete, c'è il foglio e praticamente questa è la parte interna, quindi quella che non si vede. Io l'ho sistemato in modo tale che le misure siano perfette per il mio quadernino e voi dovete fare lo stesso, oppure lo dovete sistemare. Vi assicurate che la fodera copra benissimo sia il fronte e il retro del quaderno, compreso il dietro, e anche un pezzettino di pagina iniziale. Per la parte dietro, quindi quella di destra, io mi sono lasciata un po' di spazio in più perché vedete, questa parte qui va ad aiutare il segnalibro e quindi non volevo che ne rimanesse poco. Questa è un po' più lunga, però mi fa comodo proprio per il motivo per cui vi ho detto. Più il libro è grande, più vi consiglio di avere un pezzettino di fodero in più. Ve lo assicuro, vi salverà. Questa parte qui, questo anellone gigante, è il mio segnalibro, o segnapagina, come desidero chiamarlo, blocchetto. È largo 3 cm e può variare in base alle vostre esigenze e lo vado a cucire tutto intorno al foglio. Lo faccio partire da quassù, mi passa sotto, così, vedete, rigiro e poi se ne arriva quassù. Ovviamente non è tiratissimo, deve essere un po' morbido perché se ci devo far passare i fogli dentro poi diventa difficile e quindi è un po' morbidino. Questa cosa la potete notare anche dal video, ok? Vado ad appuntare la parte alta con gli spilli e vado poi a cucire anche questa parte qui. Una volta fatto ciò, non mi resta che cucire le parti laterali della fodera e poi andare a cucire anche il mio segnafoglio. Quindi, questo sarà lo spessore della parte sinistra della fodera. Qui tentiamo di non far perdere le cose. Eccomi qua, sono andata a cucire tutte le parti. Qui abbiamo la parte foderata, quella l'ha piegata, qui invece abbiamo l'anellone che io ho cucito sopra, eccolo qui, vedete, con la cucitura ben fatta, e questa è la posizione originale. Ora io vado a mettere il fronte qua dentro, questo lo piego, e poi di qua avviene la magia. Qui ci posso infilare questa parte, oppure anche più pagine, magari ne ho l'evenienza, posso mettere pure più pagine, chi se ne importa, e poi ho questa copertura qui che mi può essere utile
per segnare delle varie pagine, oppure se la voglio far sparire la vado ad infilare qui dentro al mio anello. E detto ciò, vedete? Il nostro coprilibro è perfetto. Magari non vi piace la cosa dell'anello. Se non vi dovesse piacere, potete fare la medesima cosa che io ho fatto al lato sinistro, anche sul lato destro. Sarà della stessa misura perfetta del quadernino e andrà bene soltanto per quel quadernino, però, per quelle misure lì. Questa invece più o meno si riesce ad adattare, ma più o meno è... perché bisogna sempre prendere la misura. Magari non siete un amanti di questo anello qui, magari lo trovate fastidioso, allora dite no, io non ce lo voglio, grazie, lo faccio senza. Potete anche farlo senza. Qui al lato io ho anche ricamato un po', perché volevo che fosse un pochettino più carino e anche più fermo, perché non volevo che se ne andasse. Quindi attenzione, quando ho fatto la parte sinistra ho cucito il tutto anche lungo i lati. E volendo potete continuare anche voi, se magari lo volete fare più particolare, nessuno vi vieta di aggiungere delle cuciture di decoro. Potete anche attaccare qualcosa sopra, se vi facesse piacere, magari una patch, oppure farci addirittura un disegno. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile, e se così fosse, io vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, perché io qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati al fai da te. Ebbene, per oggi è tutto, noi ci vediamo presto, ciao!